mio canale. Allora, oggi nuovo video di Nail Art, andremo ad realizzare quattro tip insieme, proprio oggi, che andrò a fare gli Smarties, cioè gli M&M's, praticamente no, gli Smart, vabbè, alla fine sempre quelli. Insomma, le M&M's andrò a fare un M&M's verde, blu, arancione, gialla e rossa, quindi andrò a fare quattro Smarties, sperando come sempre che mi riesce bene e vi lascio al tutorial. No, un attimo volevo parlarvi perché praticamente volevo far capire che io praticamente ho usato questi colori qui. Allora, il verde è il forest green, dopo vabbè c'è il blu che è saphir, si chiama, il giallo che è yolk, che è molto fosforescente, e l'arancione, scusate, il lemon, giallo, e il rosso si chiama rose. Questi gel color l'avevo preso tanto tempo fa, diciamo, su eBay praticamente, ma non mi ricordo quanto è costato. Siccome ormai mi stanno finendo tutti, eccetera, eccetera, è una vita che ce l'ho, però i colori sono molto belli, mi piacciono. E questi qui li uso di solito per fare, eccoli, nail art, queste cose qua. Quelli dei passioni unghie, perché quando faccio un ordine io uso i gel color dei passioni unghie, perché comunque... Cioè, perché li compro? Perché questi qua ormai mi stanno finendo tutti questi, ce n'ho proprio, ne avrò una decina, non ce n'ho tanti, tanti ne ho buttati perché erano finiti, eccetera. E ovviamente alle clienti voglio usare la roba un po' più buona, quindi come passione unghie, come gel color dei passione unghie, infatti uso quelli. E quindi per fare questi tipi di nail art ho usato questi gel qui praticamente, però comunque sono molto belli. Niente, adesso vado ad applicare... Come faccio vedere sempre, questo qui che è il top coat matte per far diventare l'unghia opaca, perché dopo andremo a utilizzare i colori acrilici. Niente, era solo un'interruzione che ho voluto fare al video per dirvi dei gel color e basta. E niente, andiamo avanti comunque.
ragazzi, ragazze. Allora, questi qui sono gli M&M's. Non è male, dai, a Carucci come è venuti. Non mi dispiace, sinceramente, sono molto carini. Sono anche semplicissimi da fare, non ci vuole niente proprio per farli. Importante avere, ecco, i pennelli un po' fini, insomma, ecco. E niente, questi sono gli M&M's. Allora, se questo video, se questa nell'arte vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Per chi ancora non si è iscritto, si iscrive al mio canale per non perdere altri video. Sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, casomai mi potete dire tra questi 5, all'inizio avevo detto 4, mi sono sbagliata, volevo dire 5 M&M's. Se tra questi 5, qual è quello che vi piace di più, insomma. Niente, io vi lascio, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!